Bella raga, bentornati qui su Eller Channel. Sto facendo l'intro di questo vlog dall'interno perché è fuori diluvia e quindi non sono riuscita a registrare niente di carino. Siamo ancora qua al Mano Wars e qua c'è una presentazione molto molto interessante. Voi li avete già conosciuti sul mio canale perché ho già fatto un vlog su di loro, Factory 900. Praticamente hanno delle montature di occhiali che sono veramente pazzesche e favolose. Adesso le guardiamo insieme e ce le spiegano anche. Vi abbiamo invitato qua per presentarvi l'azienda, il brand Factory 900, che è una new entry di No Words. In Giappone come azienda molto conosciuta e appunto affermata, in Italia ancora non tantissimo, però appunto vi abbiamo invitato qua apposta per quello, per farveli conoscere. È un'azienda che esiste da più di 80 anni, a carattere familiare, quindi da più di 3 generazioni che si portano avanti il lavoro artigianale, manufatturiero della lavorazione di questi occhiali. L'azienda è collocata a Sabae, che è nella prefettura di Fukui, in Giappone, e in Giappone è la città più importante per la lavorazione artigianale dei prodotti degli occhiali. Tra le varie aziende, che sono più di 500 in quella zona, c'è anche Factory 900. Se l'azienda esiste da più di 80 anni, in realtà il brand nasce nel 2000. E dal 2000 in poi iniziano a creare appunto il marchio Factory 900. E dal 2000 il signore Kevin diventa il designer e ha creato tutte le collezioni che vedi qua. L'azienda è molto conosciuta in Giappone perché ha creato tra le più importanti e complesse tecnologie della lavorazione dell'occhiale, quindi è molto affermato in Giappone come azienda e come marchio. Loro cosa fanno? Uniscono la lavorazione 3D con quella dell'acetato, quindi sovrappongono diverse lastre di acetato nella lavorazione, creando appunto questo effetto tridimensionale che dà un'idea di tridimensionalità. Cosa posso dire? Che sono degli occhiali, cioè la loro filosofia è quella di creare dei prodotti originali, diversi da tutti gli altri brand di occhialeria, per creare un prodotto che si appunto discosti da tutti gli altri, che sia qualcosa di unico, di particolare. Hanno anche vinto, sono comunque stati vinti alcuni riconoscimenti a livello internazionale. E nel 2013 e nel 2015 hanno vinto anche il Silmoder in Francia, quindi comunque hanno avuto degli apprezzamenti a livello europeo e internazionale importanti. Fate anche delle domande, loro parlano un po' italiano, un po' no? E indovinate chi è arrivato? Ta-ta! Ta-ta! E siccome io ho scelto 3 modelli di occhiali, sono questo, molto femminile, questo, molto funky, tranqui, e questo che è un po' più bold, però lo adoro. E dovrò scegliere tra questi. Poi li vediamo. Eccoci. Allora, primo occhiale. A me piacciono. Bello. Questo è bello. È bello. Ci piace. Quale non è bello? Ci piace. Beh, dai,
No, questo è meraviglioso, ragazzi. Come ti fa a lasciare giù un occhiale così? Non è bello? No, allora, io ho preso il primo e il secondo, preferisco il primo, però anche questo ti sta bene. È bellissimo. Boh, lo adoro. Ultimo. Ultimo. Diverso nella forma. Sempre nero. Questo è più allungato, un po' da gatta. Forse da rutina. Questo è completamente diverso dagli altri. Sì, cioè questo è uno simile. No dai, li ho presi diversi apposta. Facciamo partire il contest. Quale occhiale sceglierà Heather? Lo saprete nella prossima puntata. Ciao. Schiacciate e ci state tutti. Poi fate la tranche se volete. Stai guardando un po' per l'Italia? Esatto. No, beh, leggermi. Fatto. Ale, grazie mille. Grazie mille. Io vlog, ormai questo sono incorporata io. Tutto video? Sì. Sì. No vabbè, ma poi taglio. Bella raga, allora chiudo questo vlog. Mi sono dilungata un pochettino coi mur. Finalmente sono riuscita a dire qualcosina a Roby, perché io l'adoro veramente, lei per me... Non so, l'adoro. Ve lo dico sempre, non so, è proprio una cosa di cuore, però un qualche cosa che... È difficile da esprimere con parole che non sembrino banali, però ci sono quelle persone che quando le incontri ti lasciano un segno anche se non fanno niente di particolare. E per me questo è stato l'incontro con Roberta Antonio, e Roberta veramente mi ha sempre, non so, toccata emotivamente. È una sensibilità che io sento molto vicina, per cui sono stata veramente contenta di fare una chiacchiera in più con lei. Mi hanno aiutato a scegliere gli occhiali, vi dirò quando saranno pronti, me li vedrete, così dirò questi sono gli occhiali che ho scelto da No Words di Factory 900. E sono stata contentissima di conoscere il designer, che è bravissimo. C'era il traduttore italiano, che è un collega, comunque un addetto alle pubbliche relazioni, all'ufficio stampa, credo, che è stato veramente super gentile. Gli manderò tutto il materiale in modo tale che vedrete anche condiviso nelle loro pagine. Vi lascio comunque sotto tutti i riferimenti. Il marchio non è bellissimo solo a livello di design, che quello già fa tanto, ma vi garantisco che sono proprio fatti bene, ma proprio fatti bene questi occhiali, per cui è uno di quei marchi che mi sento di consigliarvi veramente con tanta serietà e tanta semplicità anche. Detto questo, vi saluto, ci vediamo al prossimo vlog. Mi scuso ancora del fatto che qualche giorno probabilmente è saltato, però veramente sono in condizioni più o meno pietose. Cerco di andare agli eventi giusto perché non posso perdermi, queste sono cose uniche, non posso perdermi via. Però insomma, mi dispiace veramente di aver fatto mancare la programmazione così per com'era. Comunque, se avete notato, ho cercato di pubblicare il più possibile lo stesso nonostante tutto, magari anche cose che non c'entrano con il tema della giornata, il tema designato della giornata, però magari dei vlog, però comunque ho cercato di pubblicare il più possibile in modo tale da darvi dei contenuti che fossero comunque validi e in linea con tutto il canale. Detto questo, vi ringrazio perché grazie al vostro sostegno si guarisce molto molto prima anche da questi piccoli inconvenienti. Vi mando il solito bacio e tantissimo tantissimo amore.